amici e amiche di TV City, ben trovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo dei quarti di finale delle Coppe Europee, a cominciare dalla Champions League, spettacolo nelle partite della massima competizione europea. Cominciamo dalla sfida tra l'Atletico Madrid e il Borussia di Dortmund. Vantaggio per gli spagnoli nella gara di andata giocata al Wanda Metropolitano, 2-1 per la squadra di Simeone. De Paolo porta in vantaggio gli spagnoli, raddoppio di Lino accorcia le distanze per i tedeschi all'Air. Nella sfida di ritorno invece i tedeschi ribaltano completamente la situazione, doppio vantaggio con Brandt e Madsen. I spagnoli poi pareggiano con l'autorete di Hummels, il pareggio per 2-2 di Correa, che premierebbe in questo caso l'Atletico di Madrid, ma Fulkrug e Sabitzer ribaltano ancora la situazione, 4-2 il risultato finale nella sfida del Westfalenstadion di Dortmund, quindi Borussia qualificato alle semifinali. Nella seconda sfida dei quarti di finale, anche qui grande spettacolo tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Barcellona di Xavi, ex compagni proprio nel Barcellona. Nella sfida di andata giocata al Parco dei Principi, il Barcellona vince per 3-2, la rete di Rafinha, la doppietta di Rafinha, poi Dembélé e Vitinha per il Paris Saint-Germain, chiude i conti Christensen per il Barcellona. Nella sfida di ritorno giocata al Montjuïc di Barcellona per l'indisponibilità del Camp Nou, lo stadio abituale dei Blaugrana, invece il Paris Saint-Germain ribalta completamente il risultato, il vantaggio spagnolo sempre con Rafinha, poi Dembélé, Vitinha e la doppietta di Mbappé, futuro si dice futuro Real Madrid, il primo gol anche su calcio di rigore, quindi 4-1 per i francesi che si qualificano per la semifinale. Altra sfida molto spettacolare, quella tra l'Arsenal e il Bayern Monaco all'Emirates Stadium di Londra. La sfida è finita 2-2, vantaggio inglese con Saka, i tedeschi poi ribaltano con Gnabry e il calcio di rigore di Harry Kane, grande inglese, grande ex, perché grande rivale col suo Tottenham, dell'Arsenal, il pareggio inglese con Trossard. La sfida invece dell'Allianz Arena di Monaco ha visto prevalere i tedeschi per 1-0 con la rete di Kimmich, quindi Bayern Monaco anch'esso qualificato per la semifinale. L'ultima sfida dei quarti vedeva una finale anticipata, quella tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola, grande spettacolo nella sfida del Bernabeu, vantaggio inglese con Bernardo Silva, gli spagnoli ribaltano con l'autorete di Ruben Dias e il gol di Rodrigo, ribaltano ancora gli inglesi con Foden e Guardiola, il pareggio per 3-3, finale è un gol spettacolare di Valverde. La sfida di ritorno giocata all'Etihad Stadium di Manchester vede ancora un risultato di parità, vantaggio del Real con Rodrigo, il pareggio di De Bruyne per il City porta la sfida fino ai calci di rigore, dove incredibilmente il Real Madrid vince dopo aver subito per quasi tutta la partita, 4-3 per gli spagnoli, calci di rigore che quindi passano in semifinale. Il quadro delle semifinali quindi vede la sfida tra il Borussia Dortmund e il Paris Saint-Germain e la grande sfida tra il Bayern Monaco e il Real Madrid. La finale si giocherà a Wembley, a Londra, in Inghilterra. Passiamo all'Europa League, che vedeva in questo caso tre squadre italiane impegnate, l'Atalanta, la Roma e il Milan. Cominciamo dai nerazzurri bergamaschi, che avevano un compito ai limiti dell'impossibile, la sfida al Liverpool di Klopp, ma la squadra di Gasperini compie un'impresa incredibile, andando a vincere 3-0 ad Anfield Road, doppietta di Scamacca e Pasalic. I tre gol dei bergamaschi quindi possono gestire un grande vantaggio nella sfida di ritorno nella gara di Bergamo. Il rigore di Salah in apertura di match mette un po' in ansia i giocatori e i tifosi dell'Atalanta, che però resistono portando a casa uno 0-1 che però li qualifica in semifinale. La sfida vedeva di fronte il derby italiano tra il Milan e la Roma. Il primo match giocato a San Siro ha visto la vittoria della squadra di De Rossi per 1-0 con la rete del difensore Mancini. La sfida di ritorno all'Olimpico di Roma ha visto ancora in rete il difensore giallorosso, poi Dybala raddoppia per i giocatori della Roma, di Roma poi che resta in 10, la rete di Gabbia per il 2-1 finale, però non basta, i rossoneri che sono fuori, la Roma quindi passa in semifinale. Le altre sfide dell'Europa League dei quarti di finale hanno visto il successo dell'Olympique Marsiglia, 2-1 per il Benfica nella gara di andata giocata in Portogallo, 1-0 per i francesi la gara disputata in Francia. La sfida si è decisa ai calci di rigore, 4-2 per l'Olympique che va in semifinale. L'ultima sfida vedeva di fronte Bayer Leverkusen e
West Ham, successo tedesco per 2-0 nella gara di andata, poi pareggio nella gara di ritorno giocata allo Stadio Olimpico di Londra, Bayer Leverkusen in semifinale e sarà proprio l'avversario della Roma in semifinale. Grande sfida quindi alla squadra neocampione di Germania per la squadra di De Rossi, mentre l'Atalanta dovrà giocare contro l'Olympique di Marsiglia. La finale dell'Europa League si giocherà in Irlanda, a Dublino, alla Viva Stadium. Passiamo alla Conference League, che vedeva di scena la Fiorentina di Vincenzo Italiano fronteggiare i cechi del Victoria Pilsen 0-0, la gara di andata giocata in Repubblica Ceca 0-0 anche al 90esimo, nella gara di ritorno al Franchi di Firenze. I viola però riescono a sfondare il muro ceco con Nico Gonzalez e Bilaki che siglano il 2-0 finale dopo i tempi supplementari, quindi Fiorentina in semifinale di Conference League. Le altre sfide della terza competizione europea hanno visto il successo dell'Olympiakos su Fenerbahce, 3-2 la gara di andata per i greci, 1-0 la gara di ritorno per i turchi. La sfida si è decisa ai calci di rigore, 3-2 per la squadra ellenica, decisivo il rigore dal dischetto dell'ex Juventus Leonardo Bonucci. L'altra sfida vedeva di fronte Aston Villa e Lille, 2-1 per gli inglesi a Londra, 2-1 per i francesi. La gara di ritorno anche qui calci di rigore a premiare gli inglesi dell'Aston Villa che vincono 4-3. L'ultima sfida ha visto di fronte i belgi del Bruges, i greci del PAOK Salonicco, doppio successo greco, 1-0 in casa e 2-0 in trasferta in Grecia, quindi Bruges in semifinale. Proprio il Bruges sarà l'avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League, mentre l'altra sfida vedrà di fronte Aston Villa e Olympiakos. La finale si giocherà in Grecia all'Hagia Sophia Stadium di Atene. Cambiamo argomento, passiamo al calcio femminile. Semifinali di Women's Champions League, la massima competizione europea per il calcio femminile. Se non sono giocati i quarti di finale, vediamo le sfide. Il Barcellona, campione in carica, ha avuto la meglio sulle norvegesi del Brann Bergen, doppio successo, 2-1 in trasferta, poi 3-1 in Spagna. La seconda sfida vedeva di fronte il Benfica e l'Olympique Lione, anche qui doppio successo per 2-1 delle francesi in Portogallo, che poi hanno bissato per 4-1 la sfida casalinga. Ajax-Chelsea 0-3 per le inglesi, la gara di andata, che poi pareggiano 1-1 e quindi si qualificano per la semifinale. E poi l'ultima sfida, dove il Paris Saint-Germain anche qui ha successo facile contro le svedesi dell'Aachen, 2-1 in trasferta e poi 3-0 in casa per le francesi. Il quadro delle semifinali della Women's Champions League vedrà di fronte quindi il Barcellona, campione in carica, che sfiderà le inglesi del Chelsea nella seconda semifinale, derby tutto francese tra l'Olympique Lione e il Paris Saint-Germain. La finale si giocherà in Spagna allo San Mamés di Bilbao. Ultimo argomento di questa puntata, parliamo di Youth League, la massima competizione per il calcio giovanile europeo. Siamo giunti alla Final Four della competizione riservata alle squadre primavera, delle squadre presenti in Champions League. Quindi per l'Italia hanno partecipato il Napoli, la Lazio, l'Inter e il Milan, oltre alle squadre campioni nazionali, e la rappresentativa italiana era il Lecce. Purtroppo quasi tutte le nostre rappresentanti sono state eliminate, tranne il Milan, che è giunto fino alla Final Four di questa competizione, la cui semifinale si gioca al centro sportivo dell'UEFA di Nyon in Svizzera. I rossoneri, che si sono qualificati per questa fase della competizione, hanno dovuto affrontare i portoghesi del Porto. Il pareggio per 2-2 nei 90 minuti, con pareggio rossonero proprio nei minuti di recupero. Poi i rossoneri si sono aggiudicati la sfida ai calci di rigore per 4-3, quindi Milan qualificato per la finale del torneo riservato alle squadre primavera per la prima volta nella sua storia. Nella seconda semifinale i greci dell'Olympiakos hanno avuto invece la meglio sui francesi del Nantes, anche qui la sfida si è decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90 minuti. La squadra ellenica ha vinto per 3-1, quindi si qualifica per la finale. La finale quindi ha visto di fronte il Milan e l'Olympiakos. Olympiakos che anche nei turni precedenti ha avuto modo di affrontare squadre italiane, prima il Lecce e poi l'Inter, avendo sempre la meglio. La sfida ai rossoneri si è decisa per ancora una volta in favore dei greci, che quindi si aggiudicano la finale, un netto 3-0 per la squadra ellenica, con le reti di Mazzukakis su calcio di rigore, Papakanellos e Bakulas per il successo finale dei greci. 3-0, nulla da fare per i rossoneri, che però almeno hanno avuto la soddisfazione di giungere fino alla finale della competizione europea riservata alle squadre giovanili. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata di Kickoff. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!